Buongiorno, nel video precedente parlando di Padre Massimiliano Maria Kolbe, ho concluso dicendo buona festa dell'Annunziata a tutti voi, riferendomi appunto a Maria e riferendomi al fatto che oggi è l'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, cioè il 15 di agosto. Effettivamente, ogni festa dedicata a Maria è una festa dell'Annunziata poiché Maria è ritenuta proprio l'Annunziata, quindi è un altro termine per definire la Beata Vergine Maria. E questo ci tenevo un po' a precisarlo perché è un altro modo, insomma, di definire appunto la nostra mammina celeste. Ora, questi video, tra l'altro, sono come sempre girati molto tempo prima e quindi ho avuto anche tutto il tempo di poter andare a vedere un po' i documenti, anche vaticani, eccetera. Quindi quando voi vedrete questo video sarà intercorso in realtà un bel po' di tempo dal momento in cui è stato girato. Bene, in questa mia opera di ricerca ho ricercato quelle che sono le omelie più significative, o considerate tali, per quanto siano tutte molto significative, ovviamente, già solo per la tematica che trattano, di Benedetto XVI, di Sua Santità Benedetto XVI, in occasione per l'appunto del 15 agosto. E ne ho ritrovate perlomeno tre che sono, diciamo, maggiormente, se così si può dire, meritevoli di una menzione. Allora, mi piaceva fare questo video proprio per ricordare la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, citando quella che è l'omelia che si può trovare sul sito della Santa Sede del 15 agosto del 2005, l'anno in cui il Santo Padre Benedetto XVI appunto divenne pontefice. E allora leggiamo questa omelia e vediamo di commentarla dove si rende necessario. Troverete però anche, ad esempio, subito in mostra quella di venerdì 15 agosto del 2008 e poi anche quella del 15 agosto del 2012. Ecco, queste sono quelle messe maggiormente in evidenza. Diceva così Joseph Ratzinger: cari fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, innanzitutto un cordiale saluto a voi tutti. Per me è una grande gioia celebrare la messa nel giorno dell'Assunta, in questa bella chiesa parrocchiale. Saluti al cardinale Sodano, cardinale Angelo Sodano, le cui spoglie mortali ora riposano qui a pochi metri da dove abito io, nella cattedrale di Asti. Al vescovo di Albano, tutti i sacerdoti, al sindaco, a tutti voi. Grazie per la vostra presenza. La festa dell'Assunta è un giorno di gioia. Dio ha vinto, l'amore ha vinto. Ha vinto la vita, si è mostrato che l'amore è più forte della morte, che Dio ha la vera forza e la sua forza è bontà e amore. Maria è assunta in cielo, in corpo e anima. Anche per il corpo c'è posto in Dio. Certo, perché l'eternità inizia comunque già di qui, per tutti, e in modo particolare per Maria che è stata assunta comunque direttamente in cielo, perché comunque Maria era senza peccato, quindi quella che sarà la nostra condizione alla fine dei tempi, ecco che Maria l'ha già sperimentata. Il cielo non è più per noi una sfera molto lontana e sconosciuta, esatto, non è più solo una teoria, è una speranza o una certezza che abbiamo, ma per Maria è stata una realtà. Nel cielo abbiamo una madre, e la madre di Dio, la madre del figlio di Dio, è la nostra madre. Egli stesso lo ha detto. Ne ha fatto la nostra madre quando ha detto al discepolo e a tutti noi: ecco la tua madre. Nel cielo abbiamo una madre, il cielo è aperto, il cielo ha un cuore. Nel Vangelo abbiamo sentito un Magnificat, questa grande poesia venuta dalle labbra, anzi dal cuore di Maria, ispirata dallo Spirito Santo. In questo canto meraviglioso si riflette tutta l'anima, tutta la personalità di Maria. Possiamo dire che questo suo canto è un ritratto, una vera icona di Maria, nella quale possiamo vederla proprio così com'è. Vorrei rilevare solo due punti di questo grande canto. Esso comincia con la parola Magnificat. La mia anima magnifica il Signore, cioè proclama grande il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande nella sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa essere un concorrente nella nostra vita, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua grandezza. Ella sa che se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La nostra vita non viene oppressa, ma viene elevata e allargata. Proprio allora diventa grande nello splendore di Dio,
nel mistero e nella certezza insieme, che è appunto la contemplazione di Dio. Il fatto che i nostri progenitori pensassero il contrario fu il nucleo del peccato originale. Temevano che se Dio fosse stato troppo grande avrebbe tolto qualcosa alla loro vita. Pensavano di dover accantonare Dio per avere spazio per loro stessi. Questa è stata anche la grande tentazione dell'epoca moderna, magnifica frase che purtroppo ci dà segno di una grande verità che si è inverata. Effettivamente è così, l'epoca moderna vive ancora di questa grande tentazione, di questa illusione febbricitante di poter sostituire Dio con l'uomo o ancora di più con quelle che sono le creazioni dell'uomo, quale ad esempio la tecnologia. Eppure nella Bibbia, no, abbiamo tanti esempi di questo tipo. La costruzione della Torre di Babele è un esempio simbolico, allusivo, certamente, oltre che significativamente reale, di tutta questa condizione che è essenzialmente dentro l'uomo, nella sua psiche, di superare sempre se stesso e di superare anche il suo creatore, evidentemente. Ma è un desiderio malvagio questo, non assolutamente buono, perché non è un atto al miglioramento delle nostre condizioni, bensì al superamento di colui che ci ha invece creati. Questa è una grave tentazione, gravissima. Questa è stata anche la grande tentazione dell'epoca moderna, degli ultimi 3-4 secoli, sì, dall'illuminismo in poi, per quanto ci siano state altre prove precedentemente. Sempre più si è pensato ed anche si è detto: ma questo Dio non ci lascia la nostra libertà, rende stretto lo spazio della nostra vita con tutti i suoi comandamenti, Dio deve dunque scomparire. Vogliamo essere autonomi, indipendenti? Eh beh sì, in qualche modo lo stesso Nietzsche lo affermava, e poi anche tutta la rivoluzione studentesca del 68, con tutte le varie anche derive che ne sono appunto derivate. Senza questo Dio noi stessi saremo dei facendo quel che vogliamo noi. Era questo il pensiero anche del figlio il prodigo, il quale non capì che proprio per il fatto di essere nella casa del padre era libero. Liberi all'interno della nostra condizione, che dovrebbe essere accettata per quel che è, e anzi vivificata, glorificata, meravigliarsi per quel che di buono c'è, di bello. Andò via in paesi lontani, figlio il prodigo, no? E consumò la sostanza della sua vita. Alla fine capì che proprio per essersi allontanato dal padre, invece che libero, era divenuto schiavo. Capì che solo ritornando alla casa del padre avrebbe potuto essere libero davvero, in tutta la bellezza della vita. E così anche nell'epoca moderna. Prima si pensava e si credeva che accantonando Dio ed essendo noi autonomi, seguendo solo le nostre idee, la nostra volontà, saremmo divenuti realmente liberi, potendo fare quanto volevamo senza che nessun altro potesse darci alcun ordine. Ma dove scompare Dio, l'uomo non diventa più grande, perde anzi la dignità divina, perde lo splendore di Dio sul suo volto. Alla fine risulta solo il prodotto di un'evoluzione cieca e come tale può essere usato e abusato. È proprio quanto l'esperienza di questa nostra epoca ha confermato. Solo se Dio è grande, anche l'uomo è grande. Con Maria dobbiamo cominciare a capire che è così. Certo, diamo un senso davvero alla nostra vita solo in quel momento. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio, far sì che Egli sia grande nella nostra vita, così anche noi diventiamo divini. Tutto lo splendore della dignità divina è allora nostro. Applichiamo questo alla nostra vita. È importante che Dio sia grande tra di noi, nella vita pubblica e nella vita privata. Nella vita pubblica è importante che Dio sia presente, ad esempio mediante la croce negli edifici pubblici, che Dio sia presente nella nostra vita comune, perché solo se Dio è presente abbiamo un orientamento, una strada comune, altrimenti i contrasti diventano inconciliabili, non essendoci più il riconoscimento della comune dignità. Parole sagge queste di Benedetto XVI. Rendiamo Dio grande nella vita pubblica e nella vita privata. Ciò vuol dire fare spazio ogni giorno a Dio nella nostra vita, cominciando dal mattino con la preghiera e poi dando tempo a Dio, dando la domenica a Dio. Non perdiamo il nostro tempo libero se lo offriamo a Dio, anzi. Se Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo diventa più grande, più ampio, più ricco. Gli diamo il giusto, vero significato, forse l'unico. Una seconda osservazione. Questa poesia di Maria, il Magnificat, è tutta originale. Tuttavia è nello stesso tempo un tessuto fatto totalmente di fili dell'Antico Testamento, fatto di parola di Dio. E così vediamo che Maria era, per così dire, a casa nella parola di Dio, viveva della parola di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella misura in cui parlava con le parole di Dio, pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri erano i pensieri di Dio, le sue parole le parole di Dio.
era penetrata dalla luce divina, perciò era così splendida, così buona, così raggiante di amore e di bontà. Maria vive dalla parola di Dio, pervasa dalla parola di Dio. E questo essere immersa nella parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di Dio, le dà poi anche la luce interiore della sapienza. Chi pensa con Dio pensa bene e chi parla con Dio parla bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e nello stesso tempo buono. Diventa anche forte e coraggioso, con la forza di Dio che resiste al male e promuove il bene nel mondo. E così Maria parla con noi, parla a noi, ci invita a conoscere la parola di Dio, ad amare la parola di Dio, a vivere con la parola di Dio, a pensare con la parola di Dio. Che bello qui, conoscere la parola di Dio, amare la parola, vivere. Pensare la parola di Dio. Belli questi verbi utilizzati da Benedetto XVI. E possiamo farlo in diversissimi modi, leggendo la Sacra Scrittura, soprattutto partecipando alla liturgia, alla quale nel corso dell'anno la Santa Chiesa ci apre dinanzi tutto il libro della Sacra Scrittura. Lo apre alla nostra vita e lo rende presente nella nostra vita. Ma penso anche al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che recentemente abbiamo pubblicato, nel quale la parola di Dio è applicata alla nostra vita, interpreta la realtà della nostra vita, ci aiuta ad entrare nel grande tempio della parola di Dio. Un colpo solo, tutti i problemi esistenziali trovano soluzione così. Ad imparare ad amarla e ad essere come Maria penetrati da questa parola. Così la vita diventa luminosa e abbiamo il criterio in base al quale giudicare, riceviamo bontà e forza nello stesso momento. Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del cielo, e con Dio e in Dio è regina del cielo e della terra. E forse così lontana da noi? È vero il contrario, proprio perché con Dio in Dio è vicinissimo a ognuno di noi. Quando era in terra poteva essere vicina solo ad alcune persone, essendo in Dio che è vicino a noi, anzi che è interiore a noi tutti, quel castello interiore, no? Come diceva anche Santa Teresa d'Avila. Maria partecipa a questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con Dio vicino a ognuno di noi, conosce il nostro cuore, può sentire le nostre preghiere, può aiutarci con la sua bontà materna e ci è data, come detto, dal Signore proprio come madre, alla quale possiamo rivolgerci in ogni momento. Ella ci ascolta sempre, ci è sempre vicina ed essendo madre del Figlio partecipa del potere del Figlio e della sua bontà. Possiamo sempre affidare tutta la nostra vita a questa madre, che non è lontana da nessuno di noi. Ringraziamo in questo giorno di festa il Signore per il dono della Madre e preghiamo Maria perché ci aiuti a trovare la giusta strada ogni giorno. Amen. Bellissima questa omelia del Santo Padre, davvero Benedetto XVI, santo veramente. Questa era l'omelia di lunedì 15 agosto 2005, promulgata presso la parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo. Era la Santa Messa, quindi, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. E buona festa dell'Assunzione a tutti, e comunque anche dell'Annunziata, anche se sappiamo che l'Annunziata, in modo, classico e tecnico del termine, viene celebrata, viene festeggiata il 25 marzo. Grazie a tutti, arrivederci a presto.